È appena iniziata la sfida fra i giovanissimi nazionali classe 97 del Chievo Verona e i pari età del Brescia. Il Chievo in tradizionale casacca gialla a bordi blu, Brescia invece con la maglia bianca e la classica rondinella blu a fare da sfondo al Chievo Verona, che scende con Bertasini, Parisio, Stanghellini, Sbampato, Navvisenti, Ceccarelli, De Paoli, Molinaro, Righetti, Danieli e Provenzano. A disposizione accanto quindi a mister Fioretto, pronti a subentrare, siedono Gottardi, Copatta, Andriani, Fusari, Oliboni, Sarziamade e Maccari. Sulla sfera Asare, che prende la rincorsa, parte il numero 6 del Brescia, la conclusione direttamente in porta, l'incrocio dei pali colpito da Asare, Brescia vicinissimo al gol, la conclusione poi di Said, ancora BTM, altra botta dalla distanza, stavolta termina fuori. La discesa di BTM che libera pericolosamente all'interno dell'area di rigore e Pagani, attenzione, attenzione e attenzione, perché viene atterrato all'interno dell'area di rigore Pagani e ci sarà quindi il calcio di rigore per il Brescia. Calcio di rigore per il Brescia, parte Said contro Bertasini, parte la botta di Said, pallone da una parte, portiere dall'altra, il Brescia in vantaggio e su questa azione, su questo pallone perso dal Chievo Verona, si conclude l'incontro, il triplice fischio da parte del signor Negrini, i giocatori del Brescia che comprensibilmente festeggiano per la vittoria contro la squadra che finora meglio aveva fatto in campionato, ossia i ragazzi di mister Fioretto, che chiudono l'anno con una sconfitta, ma certo non possiamo che applaudire comunque questa squadra che in 12 partite ha ottenuto ben 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, e una sconfitta è proprio quella di quest'oggi.